Buongiorno ragazzi, come anticipato, ecco la seconda lezione su Parini relativa a quello che è considerato il suo capolavoro indiscusso, ovvero il poemetto satirico noto appunto come Il giorno. Allora, che cos'è Il giorno? Il giorno, come vi ho anticipato, è un poemetto satirico didascalico in endecasillabi sciolti. Cerchiamo di capire cosa significa questa definizione. Poemetto significa appunto piccolo poema. Un piccolo poema che appartiene al genere didascalico e all'interno del genere didascalico al sottogenere satirico didascalico. Il poema realizzato da Parini rientrava a pieno titolo all'interno di quel genere didascalico che era stato molto diffuso in epoca illuministica, giacché appunto l'illuminismo aveva fatto della divulgazione e soprattutto dell'acculturazione delle masse un proprio abito mentale. Ma all'interno di questa finalità di insegnamento, in realtà Parini si ritaglia uno spazio tutto suo, perché la finalità di insegnamento diventa solo ed esclusivamente uno strumento per riuscire a conseguire quello che è l'obiettivo reale, ovvero la satira. Infatti Parini usa gli strumenti della retorica, e in particolar modo l'ironia antifrastica, per descrivere ed insegnare ad un giovane rampollo di famiglia aristocratica il modo migliore per trascorrere la giornata. E in questo rientrerebbe la funzione didascalica. L'insegnamento da parte di Parini, in funzione di precettor d'amabil rito, nei riguardi di questo giovane rampollo di famiglia aristocratica, al fine appunto di insegnargli il modo migliore per trascorrere la giornata. In realtà, il precettore Parini finge di aderire all'ideologia nobiliare, ma l'obiettivo è quello di metterne in evidenza il vuoto che caratterizza la vita del giovin signore. È scritto in endecasillabi sciolti, endecasillabi, ovvero versi di 11 sillabe sciolti, ovvero senza alcun legame, sciolti da ogni schema di tipo rimico. Abbiamo detto che lo strumento di cui si avvale principalmente questo poemetto è proprio lo strumento dell'ironia. Con tono ironico, infatti, Parini racconta la giornata tipica del nobile, del giovin signore, tra cacce, feste, cene, salotti, teatri e ogni altro genere di attività, proprio al fine di mettere in evidenza una classe aristocratica dedita esclusivamente a un vacuo e sterile godimento dei privilegi acquisiti. Questi privilegi, messi alla berlina dalla corrosiva ironia di Parini, appaiono ancora più assurdi nell'opera, perché messi regolarmente a confronto con la vita sana e laboriosa volta all'utile del popolo, che rappresenta in qualche modo il controcanto, rappresenta in qualche modo l'altra faccia della medaglia rispetto alla vita oziosa condotta dai nobili. Com'è strutturato l'opera di Parini? Tanto per cominciare, l'impianto del testo è di tipo prevalentemente descrittivo. Più che narrativo, infatti, l'impianto è finalizzato a descrivere. Non viene individuata una particolare vicenda intorno alla quale si sviluppa l'epopea, ma viene invece descritta una giornata tipica dell'aristocrazia, con l'insieme di attività che sono finalizzate ad occupare il tempo. Quali sono le varie parti in cui si compone questo poemetto? Il mattino, pubblicato nel 1763, il mezzogiorno, pubblicato in prima battuta nel 1765, poi richiamato meriggio, il vespro e la notte. In una prima fase, Parini scrive il mattino ed il mezzogiorno, rispettivamente nel 1763 e nel 1765, intendendo di completare l'opera con la pubblicazione di una terza parte che avrebbe chiamato la sera, parte non mai completata. In seguito però cambiò idea, pensando di scrivere non più tre poemi distinti, ma di scrivere un unico poema che fosse suddiviso in quattro parti.
Le quattro parti che avrebbero dovuto costituire il poema sono il mattino, appunto, il meriggio, che viene a sostituire il mezzogiorno, il vespro, in cui confluisce la parte finale del mezzogiorno, e la notte. Il vespro rappresenta la parte meno elaborata di tutta l'opera e anche quella meno estesa. Alla quarta parte, la notte, Parini avrebbe lavorato fino alla fine dei suoi giorni senza peraltro riuscire a completarla. Rimangono infatti della notte solo 673 versi, qualche appunto preparatorio e dei frammenti incompleti. L'edizione che noi oggi leggiamo è quella curata da Dante Isella nel 1969, che è un filologo e che ha cercato di epurare l'edizione precedente del 1801 da quelli che erano stati gli interventi arbitrari di Francesco Reina, un fedele alunno dello stesso Parini che alla morte di Parini aveva cercato di completare l'opera incompiuta del suo maestro, dando alle stampe nel 1801 una versione che era stata pesantemente rimaneggiata. Nel passaggio tra le prime due parti, il mattino e il mezzogiorno, in seguito ribattezzato meriggio, e le seconde due parti, quelle pubblicate postume del vespro e della notte, si evidenzia sin da subito che c'è stato un cambiamento significativo di tono. Questo cambiamento di tono esprime pienamente le due diverse epoche di composizione e soprattutto la delusione per un cambiamento che, pur essendo stato grandemente sostenuto da Parini, non è di fatto avvenuto. Le prime due parti, infatti, appartengono al periodo in cui ancora Parini credeva nella possibilità di questo cauto riformismo illuminato incarnato pienamente da Maria Teresa d'Austria. E queste prime due parti si caratterizzano da un punto di vista stilistico proprio per la presenza di una grande vis polemica e satirica. Diversamente, le seconde due parti si caratterizzano per un senso di rassegnazione e di distacco che scaturisce dal tradimento in qualche modo e dalla delusione conseguente a quella che è stata la presa di coscienza del fallimento del progetto riformatore di Maria Teresa d'Austria, fallimento che sin da subito si era manifestato con l'assunzione di potere da parte del figlio di Maria Teresa d'Austria e che aveva trovato la sua massima poi espressione proprio nella Rivoluzione francese, rispetto alla quale Parini ha sempre manifestato un atteggiamento di pieno distacco. I sentimenti quindi in questa seconda parte vengono contemplati smorzando quella componente satirica che aveva caratterizzato le prime due parti. Adesso il Parini che scrive Il Vespro e la Notte è ormai lontano dalle idee radicali che lo avevano in qualche modo affascinato nei primi anni, ma che non lo avevano mai pienamente conquistato. La stessa polemica antinobiliare in queste ultime due parti si fa più tenue e allo stesso tempo più sfumata. Partiamo dunque dal raccontare i contenuti della prima parte. Nella prima parte dell'opera la prima parte si apre con il risveglio del giovin signore, che è andato a letto tardi, a notte fonda, perché aveva occupato l'intera notte nella partecipazione a feste e balli. E quando si sveglia, ovvero quando il sole è ormai alto nel cielo e il resto del mondo è al lavoro ormai da ore, manifesta sin da subito un atteggiamento, come dire, di fastidio nei confronti dei servitori che si sono premurati appunto di farlo svegliare. La prima colazione è descritta con i cibi costosissimi ed esotici e le chiacchiere dei maestri di canto, di ballo e di francese. In seguito, dopo la prima colazione, il giovin signore decide di esplicare i propri doveri di Cicisbeo. Chi è il Cicisbeo? È il cavalier servente. Il fenomeno del cicibeismo, che pare fosse un fenomeno esclusivamente italiano, comportava che ogni nobildonna, anche sulla base del contratto matrimoniale, si potesse far accompagnare da un cavalier servente, il quale in teoria doveva solo garantire il servizio,
ma poi nella realtà dei fatti diveniva l'amante di questa nobildonna. Contro questo fenomeno del cicisbeismo spessissimo si leva la voce polemica di Parini, che lo considera una forma di adulterio legalizzato. Per giustificare, però, in piena chiave di ironia antifrastica, questo ricorso, diciamo, al cicisbeismo ed in particolar modo per sostenere la presenza dei cicisbei nella società nobiliare, decide di elaborare una cosiddetta favola mitologica, una favola mitologica che narrerebbe le origini del fenomeno del cicisbeismo a partire dalla relazione tra Amore e Imene, figli di Venere. Amore e Imene, figli di Venere, una volta andavano d'accordo e univano le anime e i corpi degli uomini nello stesso tempo. Poi, ad un certo punto, Amore si sarebbe ribellato e da quel momento la madre, Venere, avrebbe deciso di assegnare a ciascuno di loro compiti diversi. Imene, divinità tutelare del matrimonio, si sarebbe premurata di occuparsi dei corpi degli uomini durante il giorno. Amore, invece, avrebbe avuto lo stesso incarico, però durante la notte. Finiti i doveri di Cicisbeo, comincia la fase lunghissima della toeletta, nella quale Parini si diffonde notevolmente su quelli che sono tutti gli strumenti utilizzati per rendere più aggraziata la figura del giovin signore. Infine, il mattino si conclude con il viaggio in carrozza, il viaggio in carrozza del giovin signore che è diretto verso la casa della sua amata. Questo viaggio in carrozza è caratterizzato proprio dall'estrema velocità con la quale appunto la carrozza attraversa le strade cittadine, rischiando di investire e quindi di travolgere tutti i passanti che si trovano lungo le strade. La seconda parte del giorno è rappresentata appunto dal mezzogiorno, in seguito ribattezzato meriggio. Ci propone un ambiente più vario e ricco, in quanto si moltiplicano i personaggi che si trovano intorno al protagonista. La scena si svolge intorno alla tavola della dama di cui il nostro giovin signore è il Cicisbeo, dove si stanno svolgendo delle conversazioni su diversi argomenti, tutti argomenti alla moda comunque, in particolar modo vengono presi in esame i temi che vengono trattati dai filosofi. Durante questo pranzo che si svolge nella tavola della dama, quello che viene subito messo in evidenza è lo sdegno dei nobili verso il cibo. Questi nobili, infatti, non hanno fame, non conoscono la fame e nel cibo ricercano solo il piacere di un gusto che sia allo stesso tempo raffinato ed artificioso. Lo spunto della ricerca di questo piacere è fondamentale per Parini perché dà avvio alla seconda favola mitologica, la favola appunto del piacere. Sempre in chiave antifrastica viene confermata con questa favola l'inferiorità del popolo. I nobili e i popolani plebei si distinguerebbero, cioè, in ragione della maggiore o minore attitudine percepire le sensazioni di piacere. Il piacere costituisce quindi lo scopo e la norma della vita dei nobili. E in funzione della maggiore o minore attitudine a percepire il piacere si pone l'origine della nobiltà. I nobili vennero selezionati come coloro che furono maggiormente in grado di percepire con i sensi sensibilmente il piacere. Conclusa la favola del piacere, si inserisce l'episodio della Vergine Cuccia, che è legato in realtà al disgusto manifestato da un commensale vegetariano nei confronti della carne. Questo commensale vegetariano dichiara, che egli non avrebbe mai mangiato carne perché rifiuta la violenza perpetrata ai danni di poveri animali. L'affermazione del commensale vegetariano richiama alla memoria della padrona di casa l'episodio della Vergine Cuccia. La cagnetta della padrona di casa, infatti, avrebbe morso il piede di un servo e ricevendone in contraccambio un calcione. Il servo venne prontamente licenziato e ridotto in miseria con tutta la sua famiglia. Ancora una volta, la voce narrante, quella del precettor d'Amabilrito, sembra appoggiare
le posizioni della nobildonna, ma in realtà usa questo espediente per evidenziare la totale disumanità di chi, per riuscire a tutelare un cagnetto, getta nella miseria, nella disperazione e nella morte sicura per fame un'intera famiglia. Finito il pranzo, i commensali si allontanano, disgustati dall'odore degli avanzi. Quegli stessi avanzi che vengono attesi da una calca di mendicanti che sperano di poter sopravvivere, quindi di poter lenire i morsi della fame, proprio in ragione di quegli avanzi disprezzati dai nobili. I nobili si dedicano infine al nobile gioco del trick-track, un gioco da tavola per soli due giocatori, che secondo il racconto del nostro precettor Dama Birrito sarebbe stato inventato da Mercurio proprio per permettere i segreti colloqui tra gli amanti, in modo da eludere la sorveglianza potenzialmente gelosa del marito. Ha inizio a questo punto la terza parte, il Vespro. Nella prima edizione, la parte iniziale del Vespro, con la scena della passeggiata in carrozza, era collocata alla fine del mezzogiorno. In un secondo momento viene appunto tolta dal mezzogiorno e viene collocata all'inizio di questa terza sezione del Vespro. La corsa in carrozza del giovin signore con la sua dama è finalizzata ad andare a trovare amici ed amiche, ma è anche un'occasione che utilizza il narratore per ampliare la descrizione dell'ambiente a quella che è l'affollata via cittadina, nella quale vengono esposti i diversi tipi umani. Tra questi si riscontra, per esempio, la descrizione del bellimbusto, del nuovo nobile, delle madri anziane, per lo più, che conducono a passeggio le figlie da marito. Il giovane signore, giunti presso la casa di amici, si intrattiene a passeggio con una nuova dama. E la sua compagna si lascia circondare dalle premure di nuovi damerini che probabilmente soppianteranno il nostro giovin signore nella funzione di Cicisbeo. La loro relazione, infatti, è giunta ad un momento di stanchezza e risulta palese che entrambi sono alla ricerca di nuovi stimoli e di nuovi piaceri in altre persone. L'ultima parte è rappresentata dalla notte. Nella notte, tutta la prima sezione è dedicata alla descrizione dell'oscurità che avanza, che viene descritta con un gusto quasi preromantico. E la scena si sposta a questo punto in un nuovo interno, nel salotto notturno affollato della nobiltà, che risulta oziosa, impegnata in tutta una serie di fatue conversazioni. A notte fonda fanno poi, infine, le loro apparizioni le carte da gioco. E tra i giocatori stremati dalla fatica della giornata circolano gelati ristoratori. Ora, quali sono di fatto i due protagonisti dell'opera, i due personaggi principali? Sono il giovin signore ed il precettore. Il giovin signore non viene mai rappresentato come un personaggio a tutto tondo, viene sempre presentato come una figura astratta e in qualche modo strumento nelle mani dell'autore per sviluppare la propria critica sociale e morale. Non ha uno spessore psicologico questo giovin signore e anzi appare completamente privo di vita interiore. Potremmo descrivere questo giovin signore come una creatura artificiale e meccanica che risponde meccanicamente a quelle che sono le istanze della sua epoca. Diverso è invece il ruolo del precettor Dama Bilrito. Il precettore, infatti, sembra assumere il punto di vista aristocratico, ma si tratta solo di un espediente ironico. Proprio grazie al carattere ironico del travestimento viene messa in evidenza la natura frivola e vacua del giovin signore e della società a cui appartiene. Il precettore, che avrebbe dovuto essere maestro di vita, diventa così di fatto maestro di cerimonia. L'intera opera si articola su questa dialettica tra il giovin signore e il suo precettore. L'insieme di insegnamenti impartiti dal precettor Dama Birrito al suo nobile allievo, giovin signore,
che dovrebbe imparare i giusti comportamenti da adottare nella vita, sono in realtà animati da un vero e proprio ribaltamento in chiave comico-grottesca del genere didascalico. Questi precetti, questi insegnamenti, altro sono smaccatamente falsi. Sembra che lodino i vizi per disprezzare e denigrare le virtù. In realtà, la descrizione della vita quotidiana dell'aristocratico diventa proprio occasione per metterne in evidenza carattere frivolo e superficiale. È la rappresentazione di una nobiltà inutile e parassitaria, inutile, soprattutto inutile. Tutto l'andamento descrittivo è improntato ad un'enfasi di celebrazione, ad un'enfasi celebrativa, per cui anche gesti banali e quotidiani, come il fatto di sbadigliare o il fatto di bere una tazza di caffè, diventano eventi portentosi che vengono rappresentati in termini sublimi. È proprio l'accentuazione enfatica di questi gesti quotidiani e banali potenzia lo strumento dell'ironia. L'antifrasi ironica diventa lo strumento critico più corrosivo nei confronti di una società che si autorappresenta come oziosa e completamente inutile. Quali sono i temi che prevalgono nel giorno di Parini? Tanto per cominciare, la cosiddetta anti-epopea della decadenza aristocratica. Nelle intenzioni iniziali di Parini, quest'opera doveva essere un'epopea in chiave ironica in cui si sarebbe giunti alla morte del giovin signore e alla sua discesa negli inferi. Si rende conto però ad un certo punto Parini di vivere in un'epoca che non era adatta alle epopee, anche se con funzioni satiriche. La nobiltà di sangue, che avrebbe dovuto costituire il soggetto epico di questa epopea, anche, ripeto, in chiave satirica, era infatti definitivamente decaduta. E questa anti-epopea scritta da Parini serve proprio a constatarne il declino e la mediocrità. Serve anche indirettamente ad offrire una proposta alternativa di nuova rieducazione della classe aristocratica che ne consenta un reinserimento produttivo nella società. Un altro tema è quello legato alla rappresentazione di queste esistenze futili e inutili. Il poeta, infatti, sotto la finzione pedagogica, fa emergere la futilità ed inutilità della giornata media di un nobile, una giornata che è identica a tutte le altre. Cosa percorre questa giornata? La noia. La noia possiamo considerarla come vera e propria cifra comune di tutte le attività di questi nobili. Essa è addirittura posta al centro della sezione conclusiva, ovvero della notte. La vita dei nobili quindi si trasforma in un'affannosa ricerca dei modi per riempire le proprie giornate, altrimenti vuote. Giornate che non sono animate da forti passioni né tantomeno da grandi dolori, ma da frivoli passatempi e ritualità mediocri che diventano quindi proprio delle strategie di sopravvivenza all'ozio. E questa epopea altro non è che l'epopea di un vuoto esistenziale che bisogna riempire con tutti gli strumenti di cui si dispone, attività frivole, conversazioni mediocri e anche oggetti. Frequentissima è infatti la digressione descrittiva sugli oggetti che circondano la vita del nobile, del giovin signore. Questo accumulo di oggetti lussuosi ma superflui è un altro strumento ironico attraverso cui il poeta vuole sottolineare la sostanziale vacuità della vita di questi nobili. Il nobile, che, come ha detto lo stesso poeta, da tutti servito a nulla serve, sembra vivere in un mondo a parte, un mondo completamente distante,
dai ritmi della natura, dai cicli della stagione, dall'alternanza del giorno e della notte. Sembra anzi che deliberatamente rovesci questi ritmi naturali. Al mondo ozioso dei nobili fa da contraltare il mondo fuori. Un mondo fuori sia come nella categoria dello spazio, sia nella categoria del tempo. Nella categoria dello spazio, il mondo fuori a cui si riferisce come contraltare alla vita del giovane del giovin signore è quello laborioso, utile e pieno di coloro che lavorano nei campi. E questo diventa un'occasione per Parini per avviare quell'elogio di una vita regolata dai ritmi naturali che è coerente con la visione dei filosofi fisiocratici a cui Parini aveva aderito. Quella che celebra fondamentalmente Parini è una vera e propria poesia della natura. Ma c'è anche un mondo fuori, secondo la categoria del tempo. Infatti, anche lo stesso mondo nobiliare delle generazioni precedenti viene assunto come modello antitetico rispetto alla categoria nobiliare contemporanea a Parini. Gli antichi nobili sapevano affrontare la morte in battaglia per salvare la patria. I nobili di oggi disprezzano tutto ciò che potrebbe mettere a repentaglio la loro vita. La nobiltà contemporanea a Parini, chiusa nel suo spazio inviolabile, crede di essere l'unica realtà esistente ed ignora ciò che accade al di fuori. Il precettore sembra in qualche modo consentire a questa visione del mondo dei nobili. Ma proprio questo consenso del precettore accentua la funzione ironica e satirica dell'intero componimento e dell'intero poemetto. Tra le strategie descrittive utilizzate da Parini per evidenziare questa vacuità e per evidenziare proprio la banalità della vita del giovin signore, ci sono quelle che si avvalgono proprio del particolare modo di dispiegare le categorie del tempo e dello spazio. Per quanto riguarda la categoria del tempo, basti pensare che non viene descritta una giornata specifica che si segnali per qualche accadimento di rilievo degno di essere ricordato, ma viene descritta una giornata tipo. E questa giornata tipo viene proprio presentata come uguale ad infinite altre giornate tipo. In questo modo Parini riesce ad esprimere il senso di una vita banale, in cui non accade mai nulla di importante. Inoltre, il tempo che viene preso in esame ed esaminato in questi 4.000 endecasillabi sciolti è proprio, potrebbe essere ricondotto a poche ore dal risveglio del giovin signore al momento in cui andrà nuovamente a dormire. Ma nella descrizione narrativa queste poche ore si dilatano fino a sembrare lunghissime. L'effetto è creato proprio dall'indugio descrittivo estremamente lento che sembra far osservare al microscopio ciò che accade. Cade. Proprio questa osservazione al microscopio dilata a dismisura il tempo reale di svolgimento degli eventi. Sottolineando la vacuità del tempo in cui si ripetono meccanicamente le stesse azioni e le stesse parole, perché a dominare questo tempo in realtà è la noia. La noia è la reale protagonista del poemetto. Anche lo spazio viene usato in maniera particolare, perché lo spazio di ambientazione delle cose narrate è quasi sempre ristretto e chiuso. L'unico momento in cui sembra che si apra questo spazio all'esterno è il momento della passeggiata in carrozza con la descrizione dei tipi umani. Però anche lì si tratta in realtà di un'apertura solo apparente, perché il tutto si svolge comunque dal chiuso mondo interno alla stessa carrozza. Parini
Questa rappresentazione di uno spazio chiuso e ristretto rende proprio l'idea del mondo asfittico, morto e quasi privo di energie vitali che caratterizza l'universo nobiliare contemporaneo a Parigi. Dal punto di vista stilistico, l'opera si caratterizza per una pluralità di toni. Domina sicuramente l'ironia antifrastica, per cui il poeta afferma il contrario di quanto in realtà intenderebbe dire, esaltando, riuscendo così ad esaltare la vita onesta e i valori semplici delle persone povere dedite al lavoro di campagna, perché le vede attraverso la lente deformata della mentalità nobiliare. A volte però questa ironia antifrastica si trasforma in una forma più aspra, pungente ed esasperata, quella del sarcasmo. Nel sarcasmo, nei momenti sarcastici, Parini esprime pienamente l'amarezza e l'indignazione di fronte ai costumi che sta disapprovando, per esempio il cicibeismo. Solo raramente il sarcasmo confluisce nella deprecazione e solo ed esclusivamente nelle prime due parti del poema. La deprecazione è proprio un giudizio non mediato dalla retorica, è l'espressione diretta di biasimo e di riprovazione nei confronti dei personaggi e dei loro comportamenti. Non è un espediente stilistico che venga utilizzato di frequente, ma anche questo lo si può riscontrare all'interno del testo. Il mondo ironico, sarcastico, talora deprecatorio di Parini trova però una sua insita poesia nella cosiddetta ispirazione lirica che sta alla base della descrizione, per esempio, della vita di campagna, momenti nei quali Parini esprime pienamente la propria vicinanza al popolo e alla realtà popolare che si caratterizza per laboriosità e per utilità sociale. La tessitura del poemetto è formalmente molto raffinata. Si caratterizza per la presenza di un periodare ampio e latineggiante, che in realtà però va in cortocircuito con i termini della vita quotidiana. Gli echi classici si sommano ai riferimenti al mondo moderno in una struttura però sintattica estremamente raffinata che in qualche modo ripropone le movenze della lingua latina. Molto importante la scelta di utilizzare l'endecasillabo sciolto, che offre a Parini la possibilità di disporre senza vincoli la materia narrativa. L'endecasillabo sciolto di Parini è un endecasillabo sciolto che mima l'esametro latino, che non ha le caratteristiche tipiche dell'endecasillabo della tradizione letteraria italiana, ma nella sua ampiezza e nella sua organizzazione sintattica riproduce quasi per intero le movenze caratteristiche dell'esametro latino. La lezione, ragazzi, è finita, spero sia stata di vostro gradimento e se ci fossero problemi, comunicatemeli pure. Arrivederci.